Ciao a tutti da Pupi, oggi vediamo come si puliscono i carciofi. Non lo faccio io, ma lo fa il sor Alberto, che come chiama i carciofi lui, non li chiama nessuno. Adesso sta mettendo il limone nell'acqua, che poi ci servirà per mettere i carciofi puliti, per evitare che diventino neri. Adesso vediamo, insomma, prendo il carciofo e comincio a togliere tutte le foglie esterne, quelle più dure, finché non arriviamo poi alla parte più bianca. Una volta arrivati alla parte bianca, quindi dopo che abbiamo tagliato tutte queste foglie più dure, si va a tagliare con quel coltello che vedete inquadrato sulla tavoletta, che è un coltello ricurvo che servirà proprio per poi andare a tagliare, per finire di pulire il carciofo, con un taglio leggermente obliquo, andando tutto intorno al carciofo. Adesso sto ancora finendo di togliere le foglie più dure. Vedete, siamo quasi arrivati, stiamo arrivando alla parte più bianca, quindi interna del carciofo, quella più morbida. Adesso con un coltellino, vedete, con un taglio leggermente obliquo, si gira tutto intorno al carciofo per eliminare le restanti foglie. E voilà, ecco qua. Adesso si prende la parte centrale, ecco fatto. Si taglia un pezzo di gambo, e poi va pulito, il gambo non si butta, perché la parte è più buona. Si pulisce adesso, finisce di pulire la parte del gambo con la parte delle foglie verdi che era rimasta sul fondo, ed è un carciofo praticamente pronto. Si mette dentro l'acqua con il limone per non farlo annerire. Una volta che uno cava tutti i carciofi, poi si condisce come vuole, se non può fare come vuole. Abbiamo quasi terminato il carciofo, direi praticamente perfetto. Non è semplice fare il carciofo, ci vuole tanta esperienza. Eccolo là, voilà, lo vedete, bellissimo, ottimo. Grazie ragazzi a tutti per l'attenzione. Ciao!